segretario nazionale, nonché governatore del Piemonte, Roberto Conta! Buonasera a tutti. Allora, siamo in tanti a Paesana come eravamo in tanti al Monviso. Vorrei far presente che in tutte le feste della Lega che abbiamo fatto quest'anno in Piemonte, ma in tutta la Padania, noi abbiamo registrato un aumento di presenze, cioè tanta e tanta gente in più anche rispetto alle passate edizioni. Allora vuol dire che non c'è un distacco dalla politica, c'è un distacco da certa politica, dalla politica che è lontana dalla gente, non dalla politica che fa la Lega, che invece è la politica in mezzo alla gente. E allora oggi, più che mai, quello che dice Bossi e che ha detto Bossi in passato si dimostra attuale. Di fronte ad una crisi economica che investe tutto il mondo, ma che si abbatte ovviamente anche su di noi, la risposta è la Padania. La Padania è il nostro modello vincente, quello di un sistema produttivo che è in grado di competere con gli altri sistemi, è in grado di competere con gli altri paesi europei, perché noi qui abbiamo le capacità di pensare, di produrre. E certo, e abbiamo anche della gente che sa lavorare, non ci batte nessuno. La Cina ci può fare la concorrenza sleale, ma se noi riusciamo a creare le condizioni per una concorrenza leale, con la concorrenza leale non ci batte nessuno. E allora questo modello è la Padania. E questo modello noi dobbiamo realizzare, l'unica via d'uscita di fronte alla crisi. E la Lega, il governo sta facendo questo, sì, sta facendo questo, sta dando delle risposte concrete e sta portando avanti quella che è la grande riforma. Io penso per esempio che se avessero ascoltato Bossi prima e oggi avessimo il federalismo già attuato, non saremmo certamente in queste condizioni. No. Allora noi siamo tutti dietro a Umberto Bossi, al suo grande disegno, alla sua grande strategia. Noi siamo un movimento che è come una famiglia. E allora, siccome questo non piace, perché evidentemente ci dà un valore aggiunto, provano a inventarsi tutti i giorni delle divisioni che non ci sono, ma si mettano il cuore in pace. Noi siamo uniti, siamo monolitici, siamo una famiglia e possiamo andare in giro a testa alta, perché siamo gli unici che dicono la verità e che portano avanti le battaglie. Pensate oggi, incredibile, noi abbiamo visto su al Monviso dei sindaci del PD che, siccome non hanno più un partito di riferimento, vengono alle manifestazioni della Lega, non hanno più le loro manifestazioni dove andare, vengono alle manifestazioni della Lega. E sì, allora, e noi a loro, come al PD, diciamo questo: non venite a parlarci della difesa del nostro territorio, per favore, non venite a parlarci di autonomia, perché per anni noi abbiamo fatto la traversata nel deserto e ne abbiamo prese di tutti i colori, Bossi ne ha prese di tutti i colori, perché portava avanti il federalismo e gli interessi del territorio. Allora, se volete fare qualcosa di onesto, mettetevi lì e appoggiate e sostenete l'azione di Bossi e della Lega. L'azione di Bossi e della Lega che per esempio ha ridotto i tagli che sono stati fatti agli enti locali, hanno mantenuto i tagli nei ministeri ma hanno ridotto i tagli per gli enti locali. E questo perché? Perché la Lega ha fatto la battaglia fatti e non parole. Se oggi in Piemonte ci sono tantissimi comuni, più della metà, che hanno mantenuto la loro identità
perché il Piemonte è composto da 1206 comuni e molti sono comuni piccolissimi, e grazie all'azione della Lega, di Bossi, di Calderoli, perché abbiamo fatto un incontro, perché gli abbiamo dato delle risposte concrete. Un conto è la gestione associata dei servizi, certo, è naturale, perché non potrebbe un comune di 30 abitanti gestire uno scuolabus, ma un altro è la difesa dell'identità. Tutto questo grazie alla Lega. E vorrei anche dire che se i comuni, le province e anche le regioni, che sono più grandi, vogliono smetterla di andare a Roma con il cappello in mano, allora devono seguire la Lega e devono seguire il federalismo, perché questo è l'unico modo per non andare più a Roma con il cappello in mano, perché le risorse finalmente rimarranno sul territorio. Questo vuol dire. E a proposito di fatti e non di parole, perché poi il tempo è sempre poco, vorrei farvi presente che lunedì scorso la Giunta regionale del Piemonte ha approvato una delibera con la quale si assumono 650 persone tra insegnanti e personale ausiliario. Sì, piemontesi, non più l'inserimento a pettine nelle graduatorie, ma il rispetto delle graduatorie che già c'erano, per difendere i diritti delle persone, della gente che legittimamente si aspetta di poter trovare un lavoro e un'occupazione. Questo per i nostri giovani insegnanti, ma anche per difendere le nostre scuole di montagna. Fatti, grazie alla Lega. Allora, sempre più numerosi a Paesano l'anno prossimo, e grazie al nostro grandissimo segretario Umberto Bossi. Signoria, di mettere nella scuola anche l'insegnamento di dialetto, visto che avete messo insegnanti piemontesi, giustamente hai messo i tuoi soldi, i soldi piemontesi, quindi giustamente non era più proseguibile la via per cui se eri piemontese un calcio da sedere fuori dalla scuola, non potevi insegnare nella scuola piemontese, invece piano piano si arriva. La scuola piemontese con gli insegnanti anche piemontesi è un giorno non lontano, anche i dialetti e la cultura piemontese. Bravo, bravo.